Allo stadio Iacovone, di fronte a poco più di 1500 spettatori, con due gol realizzati dal difensore Cascone nel primo tempo e il raddoppio di Charcian nella ripresa, il Taranto si aggiudica il derby contro il Bisceglie con il più classico dei risultati. Contro il Bisceglie il tecnico del Taranto Campilongo cambia formazione rispetto alla scorsa domenica, lasciando fuori squadra il difensore Ibojo e il centrocampista Charcià, ufficialmente non al meglio della condizione psicofisica, di fatto invece mettendo alla gogna i calciatori ritenuti responsabili della sconfitta contro il Fondi, che ha fatto scivolare la squadra in classifica a 9 lunghezze dalla capolista Virtus Francavilla, una scelta quantomeno discutibile da parte del tecnico rossoblu tarantino. Di contro il tecnico del Bisceglie De Luca appare tranquillo, con 4 punti ottenuti nelle ultime due partite giocate, la vittoria a Potenza e il pareggio casalingo contro il Nardò. Il Taranto è 4-3-3 con il giovane esordiente Gaetano insieme a Ambida e Marsili a centrocampo, mentre ancora Genchi e Siclari compongono il trio di attacco, e assente lo squalificato Yeboah. Il Bisceglie 4-2-3-1 con Lo Russo punta avanzata. L'avvio è piuttosto tattico, il primo tentativo di attacco è del Taranto con un tiro debole di Genchi parato da vicino. Il Bisceglie appare piuttosto prudente, mentre il Taranto attacca con Ancora, che invoca un improbabile calcio di rigore ottenendo solamente un tiro dalla bandierina rimasto senza costrutto. Dopo un paio di minuti Genchi arma il tiro di Siclari, che non inquadra la porta, con un tiro cross sul quale non arriva il giovane Gaetano. Il Taranto in completo bianco attacca con il solito Genchi, che impegna l'estremo vicino alla respinta. Sale in cattedra Ancora con un tiro alzato oltre la traversa dal portiere ospite e 5 minuti dopo con una conclusione terminata di poco sul fondo. Il Bisceglie bada solo a chiudere tutti gli spazi alla squadra di casa, che colleziona calci d'angolo e tiri dalla bandierina, e proprio sugli sviluppi del tiro d'angolo numero 7 il Taranto passa in vantaggio con l'avanzato difensore Cascone pronto a ribadire in rete un suo precedente colpo di testa respinto dal portiere. È il gol che sblocca la partita in favore del Taranto al minuto 41. Si va così al riposo con l'1-0 in favore del Taranto. In avvio di ripresa il Bisceglie appare più motivato, ma è ancora la formazione di casa a guadagnarsi un tiro d'angolo battuto da Ambida, bucato da un paio di difensori nerazzurri e non sfruttato dagli avanti tarantini. Al 13° il tecnico De Luca manda in campo Guglielmi al posto di Pizzutelli. 5 minuti dopo il Bisceglie fa capolino in avanti con Lo Russo, che in diagonale impegna alla parata il portiere De Lucia. La replica del Taranto è affidata a Genchi prima e Gaetano subito dopo con un tiro respinto in angolo. Al minuto 23 l'attaccante del Taranto Genchi viene atterrato in aria dal portiere vicino. Per l'arbitro è calcio di rigore ed espulsione per l'estremo difensore vicino. Passano almeno 3 minuti prima dell'ingresso in campo del portiere di riserva Leo, che si sistema al centro della sua porta. Genchi calcia debole alla sinistra del portiere, che con l'aiuto del palo neutralizza il penalty, lasciando così il risultato sull'1-0. Nel Taranto entra Charcià al posto di Ancora e così, dopo 5 minuti, l'escluso dalla formazione iniziale Charcià, servito da Siclari, realizza il gol del 2-0 per la sua soddisfazione personale, andando a festeggiare sotto la curva nord. Al 90° l'arbitro assegna 7 minuti di recupero, che non cambiano però il risultato finale. Vince il Taranto per 2-0 contro un Bisceglie troppo giovane e rinunciatario, e domenica il Taranto di Campilongo è atteso dalla trasferta sul campo della capolista Francavilla.